possiamo dire un imbestialito Antonio Angiolini. Ma che è successo questa storia di Rubio? Cambiate avalli, scrivono cambiate avalli. Io sono, ma siete terribili però, Imbestialito, hai detto bene. Ora mi hai da ridere per l'inizio che fai te del commento, ma è una cosa seria. E che facciamo? Noi non facciamo niente. Abbiamo avuto, sì, sicuramente un problema con Dubbio dal punto di vista della regolarità del Cochins. Effettivamente è scoperto il cavallo, per cui nel momento in cui l'USL e le autorità competenti si sono resi conto che il cavallo non era in regola dal punto di vista del Cochins, cioè dell'anemia infettiva, sono intervenuti e automaticamente, non trovandolo regolare, cioè in linea con quelle che sono le tempistiche, hanno dovuto bloccare il cavallo. Il cavallo senza Cochins, lo sai benissimo, non può né viaggiare né correre, non può fare niente. Per cui il cavallo è bloccato qui a Ferrara dentro la stalla, ma perché non è in regola per questo discorso qui. Basta nient'altro che questo. Alle due mi hanno mandato l'articolo, io ho risposto non ci credo nemmeno se lo vedo, infatti non l'ho nemmeno scritto, non mi interessa. A me quando sono queste bischieratevi, che poi quando si scrive bisognerebbe accertare sempre quello che si scrive. Vuoi dire qualcosa al giornalista e alla redazione che ha scritto? Allora, quando ho letto questo articolo io questa mattina, quando mi sono svegliato, sono rimasto basito, perché il giornalista, di cui non mi è noto il nome purtroppo ancora, ma naturalmente entro sera sapremo chi è questo signore, con cui dovremo poi sicuramente confrontarci bene, insomma per lui non sarà una passeggiata, perché naturalmente il nostro avvocato ha già mandato una PEC con la querela nei confronti di estense.com, ma più che altro non capisco per cui un giornalista, senza avere fonti attendibili, senza documentarsi, senza così, in un modo così leggero, così acqua leggero, mette, posta un articolo del genere, dove lui, cioè noi per un discorso di Cochins ci fa passare per persone poco serie, in cui dice che noi probabilmente abbiamo scambiato documenti dei cavalli, libretti dei cavalli. Probabilmente abbiamo travestito cavalli anglo-arabi, cavalli puro sangue da anglo-arabi, scambiando cavalli. Cioè, questa è una follia, queste sono accuse pesantissime, queste sono accuse di cui questo signore si dovrà assumere le responsabilità, la redazione si dovrà assumere la responsabilità. Io non ho intenzione di mollare per un centimetro, io a questa cosa vado in fondo e vado in fondo seriamente, ci voglio io, ci deve andare Walter Pusceddu, ma siccome sono il proprietario da Raio e comproprietario di Dubbio, cioè lui mi ha attaccato personalmente su una cosa del genere, lui non sa nemmeno chi sono io, nemmeno come mi chiamo, questo signore sarebbe dovuto venire a parlare con me, ma sarà costretto a parlare con me, ed anche a breve. Vabbè, la bischierata è stata fatta, una leggerezza che a volte l'abbiamo fatta tutte stupidamente, no? Quella di che è successo, spieghiamolo, diamo chiaro quello che è successo, sì, la gente capisce quello che è. Ma sicuramente Walter ha commesso un errore di gestione, un errore di leggerezza, possiamo dire quello che vuoi, l'errore è umano prima di tutto, però il cavallo è Dubbio, rimane Dubbio, è un cavallo che abbiamo comprato in Sardegna, è un cavallo che ha corso a Villa Cidro poco tempo fa, avendo corso a Villa Cidro poco tempo fa, tu sai che il cavallo quando va in Sardegna, quando rientra in continente, tu gli devi di nuovo fare l'esame del Cochins. È una cosa che Walter non ha fatto. È una cosa che Walter non ha fatto, e nel momento in cui lui ha trasmesso e abbiamo trasmesso i documenti dei cavalli di Dubbio e di Arraio qui al comune di Ferrara, all'ente Palio, no, ora di preciso nemmeno ricordo bene, alla fondazione, sicuramente sarà venuto fuori il fatto che un cavallo aveva il Cochins e un cavallo no, per cui la Guardia Forestale è costretta a intervenire su mandato dell'USL, su questo non c'è dubbio, vengono, accertano che il cavallo non ha il Cochins regolare e automaticamente ti dicono questo cavallo non può più uscire dalla stalla, da questo momento tu non puoi più utilizzare questo cavallo nemmeno per portarlo alla pista. Addirittura questo cavallo non esce nemmeno a passeggiare da due giorni, è dentro il box da due giorni, proprio perché a noi ci piace rispettare le regole. È sfuggita questa cosa a Walter, non gliene dobbiamo fare, insomma, una colpa eccezionale. Scusa se ti interrompo, ma perché queste sono le solite cose italiane, le solite cazzate, io non dico ma parolacce, ma però cazzate, perché? Perché non è possibile che in una regione dura
sei mesi, in una dura un anno, in una dura tre mesi, in una dura 15 giorni. Ma perché non si regola? Vale un anno dappertutto, vale tre mesi dappertutto. Ma uno si trova anche spiazzato, a volte ce l'aveva a fare lì, ce l'ha andato a correre, Madonna Santa, e allora fai la alzata. Scusate le parolacce, non le dico mai, ma in questo caso è per rendere, per capire bene quello che cos'è. Guarda, è un'analisi correttissima, questo è quello che è esattamente successo. Nel momento in cui arrivi all'ultimo momento, tu ti ritrovi a dover correre un palio e partire con i cavalli, e probabilmente non avresti nemmeno fatto più un tempo a farglielo il Cogins, indipendentemente dal fatto che probabilmente Walter non se n'è accorto, ma io non entro nel merito, ci può stare volontariamente, involontariamente, manca soltanto questo esame. È una cazzata che è stata fatta, ma il cavallo quello è, quello rimane, è un anglo arabo, insomma, volevo dire, c'ha un microchip, c'ha tutto, viene controllato spessissimo, ma essere accorto per scambio di identità dei cavalli è una cosa veramente brutta. È stata fatta una cazzata. Su queste cose non ci si scherza, non ci si scherza, anche perché si personalmente, io sono una persona seria sotto questo aspetto, a me non mi deve assolutamente provare ad attaccare e nemmeno provare a... Io non farei mai nella vita. Arraio è un cavallo conosciutissimo, dice anche questo. Non voglio nemmeno questo, perché questa gogna mediatica da parte di questo giornalista, che ripeto, oggi magari sapremo. Però mi sembra veramente un attacco nei confronti di un sistema, e tutto questo non fa bene alla festa, non fa bene a nessuna contrarietà, capito, proprio della festa in generale, di tutti i pali in generale. Sentite dopo, perché ricordiamo anche Borgo del palio di Assedio del Piano di Stagnaio. Io sono un capitano di contrada, sono uno che insomma al palio ci investimenti di questo tipo. Abbiamo comprato Arraio nel 2019, quanto ai miei di pali con i soggetti giusti. L'investimento te lo manda all'aria così per delle dichiarazioni. Io credo che sia necessario una smentita oggi da parte di questo giornalista e da parte della redazione, che il direttore della redazione si assuma tutte le responsabilità, perché questi hanno dichiarato il falso, hanno scritto il falso. Ok, un'altra cosa, ma come ci ripeto? Non te lo so dire. Qualcuno ha voluto il simpatico, diciamo, qualcuno ha voluto fare il simpatico? Ma il primo pensiero viene che qualcuno si sia mosso, e motivi potrebbero essere tanti. Potremmo essere antipatici, potremmo avercela con me, potrebbero avercela con questa sì, è stato il primo a segnalare questa cosa, diciamo, poi chi è che l'ha fatto viene fuori, l'ha fatto, i motivi per cui l'ha fatto, comunque chi l'ha fatto ha fatto un colpo basso, e secondo me chiudere due cavalli che in questo momento sono due cavalli in forma e se la potrebbero giocare all'interno Ferrara, e avessero scelto questi di metodi, cioè, sarebbero persone veramente senza palle. Vuoi aggiungere altro? No, sì, una cosa la voglio aggiungere. La giustizia farà il proprio corso, le querele arriveranno, non l'hanno letta ma gli è stata già inviata. Non ci fermeremo, non molleremo un millimetro su ha fatto questo articolo, scoprirò da chi è venuto tutto questo, perché nasce tutto questo e chi ha scritto, perché questo, il palio è un gioco, ma è un gioco serio, e chi ci gioca i soldi, questa gente non ci deve giocare. Ecco, questa affermazione, alla prossima. Grazie.